Attraverso la diversità, la cucina ci parla anche di territorio, di ingredienti spesso reperibili in zone limitatissime, di tradizioni nate in un fazzoletto di terra e della lotta per difendere i suoi ecosistemi. La diversità, in gastronomia, ci connette a uno spazio che coinvolge i sensi del gusto e della storia, ma anche quelli di responsabilità. Ci immerge in una realtà fatta di rapporti estremamente fragili, in cui natura ed esseri umani coesistono in un rapporto che dovrebbe essere di reciproco vantaggio. Questo perché la biodiversità riguarda tutto l'insieme degli esseri viventi, dalle piante e gli animali fino agli esseri umani. La biodiversità ci rende, insomma, coscienti della varietà che ci circonda, lontano e vicino casa, del nostro essere inseriti in un ambiente, con ruoli ed equilibri da rispettare. Germogli è il viaggio di Made in Nature alla ricerca delle radici del biologico, per dimostrare come il biologico non sia soltanto un'alternativa, ma una realtà già saldamente legata alle nostre abitudini alimentari, alle tradizioni culinarie del passato e a quella cucina rurale da cui oggi vediamo sbocciare la cucina del futuro. Da sempre, la biodiversità è un metro valido con cui misurare la salute del pianeta. Oggi, mentre parliamo, gli ecosistemi naturali sono diminuiti in media del 47% rispetto al loro stato iniziale, mentre il 75% della superficie terrestre è significativamente alterata. Questo significa aver perso oltre il 20% delle specie autoctone, con almeno oltre 41.000 specie a rischio di estinzione. Le responsabilità principali di questa scomparsa sono dell'essere umano, a partire dall'inquinamento atmosferico, l'impoverimento dei suoli e l'uso di sostanze chimiche, così come per pratiche di allevamento e coltivazioni intensive e monovarietali che, imponendo stress ai terreni, li rendono improvvisamente non più fertili. Beh, la biodiversità è importante da molti punti di vista. Generalmente introduciamo la biodiversità come lo strumento più economico e più efficace che noi abbiamo in questo momento per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ma ha anche tutta una serie di ricadute dal punto di vista della salute del pianeta e della nostra salute. Della salute del pianeta perché una comunità di piante diverse si difende da sola, senza bisogno della chimica, dai cosiddetti nemici. Dico cosiddetti perché in realtà quei nemici sono solo altro che gli organismi viventi che fanno quello che tutti gli organismi viventi fanno, cioè nascono, si riproducono, crescono e muoiono. Parlo di insetti, di malattie e di erbe infestanti. E quindi, essendo capace, tornando a quello che dicevo prima, siccome la biodiversità offre questa possibilità di difendersi senza l'uso della chimica, elimina quella componente dell'agricoltura che inquina. Ma è anche importante per la nostra salute perché i medici ci raccomandano una dieta diversificata per avere una vita sana. Ed è difficile avere una dieta diversificata se dietro al nostro cibo c'è soprattutto un'agricoltura basata sull'uniformità. Per biodiversità si intende l'insieme di tutti gli organismi viventi che sono intorno a noi, inclusi anche per esempio i microrganismi che sono nel terreno, quindi include tutto quello che di vivente c'è in un certo ambiente. Quando parliamo della biodiversità in agricoltura, e allora parliamo di agrobiodiversità, cioè quindi è la biodiversità coltivata. Ecco, e quello a cui faceva riferimento Salvatore è che con gli anni si è ridotto il numero di specie coltivate utilizzate per la nostra alimentazione. All'interno di queste specie coltivate, che già sono diventate in numero molto limitato, abbiamo cominciato a coltivare poche varietà, quindi c'è una scelta molto limitata, e per di più le varietà sono composte da piante tutte uguali.
quindi coltiviamo varietà uniformi. Quindi abbiamo ridotto tutto quello che potevamo ridurre in termini di biodiversità coltivata. Tanto per dare dei numeri, il 60% delle nostre calorie di origine vegetale oggi proviene da soltanto tre colture, che sono frumento, gran turco e riso, che non sono le specie più nutrienti e sono anche quelle che da sole, quindi pensate soltanto tre specie, utilizzano la metà di tutta l'acqua che si usa in agricoltura. E oggi sappiamo che l'acqua sta diventando un bene non rinnovabile. Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando sono una coppia di ricercatori nel campo agronomico e di genetica, che hanno fatto dei semi e delle varietà autoctone non solo il lavoro di una vita, ma una missione. Hanno lavorato in quasi tutti i continenti per studiare e difendere le specie autoctone, lottando a fianco delle realtà rurali per la tutela di un bene così prezioso. In particolare, questo discorso ha a che fare con una concezione più estesa sul significato dei semi e della biodiversità, che parte dalla terra e dai suoi sistemi, ma si incrocia in maniera indissolubile con un aspetto sociale e comunitario. Quello di cui parlano è un'equazione apparentemente evidente. Maggiore biodiversità non significa soltanto una dieta più varia, ma contemporaneamente anche terreni più sani e vitali, in grado di rispondere meglio alle sofferenze e alle calamità dettate dal clima. Questo implica un approccio solidale e biologico all'agricoltura, che mantenga un rispetto rigoroso delle stagioni, una rotazione delle sementi e delle specie coltivate in grado di non impoverire ma arricchire la terra, costituendo un circolo virtuoso fra suolo, forme di vita e persone. Un'agricoltura basata sulla biodiversità ha un grosso effetto anche sul terreno, perché degli studi scientifici dimostrano che il terreno dove si pratica un'agricoltura industriale è un terreno praticamente senza vita, perché appunto l'uso pesante della chimica la annulla, mentre terreni dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica hanno una macro e microfauna molto più ricca. Tutto questo ha delle conseguenze che abbiamo visto anche negli ultimi tempi sulla stabilità di questi terreni e quindi sulla possibilità di essere erosi. Per un terreno dove si pratica un'agricoltura basata sulla biodiversità è un terreno che ha una capacità idrica molto maggiore di un terreno dove si pratica agricoltura industriale, quindi ovviamente eventi estremi possono essere tollerati entro certi limiti molto meglio dove si pratica agricoltura biologica e biodinamica che non dove si pratica agricoltura industriale. Sin dai suoi esordi, l'agricoltura biologica ha puntato sulla biodiversità e ha ricercato le pratiche per migliorare il rapporto fra le coltivazioni e il rispetto dei terreni. È un impegno quotidiano e non invasivo, perché non consente l'utilizzo di prodotti chimici e di sintesi, ma promuove la diversità del campo a partire dagli animali predatori, convenzionalmente esclusi dal paradigma di un'agricoltura moderna. Una ricerca condotta da IFOAM, la Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica, mostra che nelle aziende bio vivono oltre il 50% in più di specie selvatiche, con almeno il 34% in più di specie dentro e fuori i campi. Un sistema che ospita, quindi, il 50% di impollinatori e il 75% di specie in più rispetto alle tecniche convenzionali. Questo, inevitabilmente, significa anche un'attenzione diversa nei confronti delle risorse naturali e nella cura del campo. Un lavoro che per Filippo Tramonti, coltivatore biologico della cooperativa Brio a San Mauro Pascoli in Romagna, stabilisce un contatto e un rapporto profondo con la terra e i suoi prodotti. Una scelta e un impegno nei confronti della natura e delle persone. Il rapporto con la terra è un rapporto d'amore, perché se no non lo facciamo. Lo facciamo d'amore perché ce l'abbiamo, a parte per generazioni, ce l'hanno insegnato i nostri padri, io l'ho insegnato a mio figlio, anche lui
Perciò ecco, c'è dell'amore, poi lo facciamo anche per un lato economico, quello è vero, perché a tutti quanti piace lavorare e essere remunerati, però ecco, anche da quando abbiamo deciso di andare in biologico ce lo siamo proprio preparati mentalmente prima, e dopodiché abbiamo fatto l'esperienza. Poi devo dire che i primi anni, 30 anni fa, è stata molto dura, Ti dirò che alcune volte io e mio fratello abbiamo avuto il ripensamento di uscire dal bio, perché veramente era difficile. Poi invece un po' la tecnologia ci ha aiutato, l'innovazione, tutta una serie di cose, il microclima che si è creato, perché comunque in 30 anni di bio queste aziende, se vedete, c'è molta erba, abbiamo i fossi pieni di erba, abbiamo delle siepi di contorno, delle fasce di rispetto dove si crea anche tutta una serie di insetti utili, antagonisti, dei predatori naturali che ci danno una mano. Oggi devo dire che bisogna fare tanta prevenzione, deve essere sempre sul posto, sempre attento a guardare le colture tutti i giorni, oltre che farle crescere, ma guardarle di continuo, perché quando hai il danno noi non abbiamo l'alternativa, non abbiamo la chimica che ci aiuta. Perciò è un rapporto proprio d'amore e quotidiano e notturno, perché la notte abbiamo anche le irrigazioni, perciò è un lavoro immenso, intenso che facciamo, oltre anche all'aspetto burocratico, perché comunque essendo in bio abbiamo delle certificazioni, abbiamo degli enti di controlli, oltre alla cooperativa che ci controllano, perciò anche la carta dobbiamo fare tutta una serie di scritture, perché tutto quanto deve coincidere, Il biologico è un approccio produttivo a tutto tondo, perché riguarda una cura completa dei campi e della terra. È un impegno che prende in carico un numero maggiore di imprevisti, perché considera l'intero ecosistema, dagli insetti ai volatili, le specie vegetali come quella umana. Non avere a disposizione soluzioni semplici impone ai coltivatori biologici scelte impegnative e a volte delicate. Si tratta di costituire un ambiente protetto, prevedere e conoscere il campo e le sue avversità, saper vedere soprattutto quello che accade a partire dai minimi cambiamenti. È un ecosistema completo in cui nulla viene lasciato da parte. Il lavoro del bio è un lavoro impegnativo, perché devi partire prima di tutto dalla programmazione. Noi non possiamo fare quello che riteniamo che ci faccia più comodo, noi dobbiamo seguire, come dice la normativa del biologico, tutta una serie di rotazioni delle nostre varie colture, perciò la stessa cultura non può andarci se non dopo due colture alternative o in alcuni casi dopo due anni, perciò abbiamo tutta l'azienda è tutta mappata per campi, per lotti, per serre, tutta mappata, e abbiamo, diciamo, seguiamo una rotazione, perciò si parte dalla programmazione. Poi si parte col vivaista, perché o nel caso compriamo sementi bio o con la deroga, oppure prendiamo piantine in vivaista, perciò anche il vivaista fa parte del nostro lavoro, che è certificato anche lui a sua volta, e poi iniziano i trapianti, devi seguire, l'irrigazione, cioè è veramente un lavoro intenso. Cioè, per un mio collega che è in convenzionale è molto più facile, lui ha delle armi che io non ho. Poi io dico che io sono più contento io, perché io lo vivo meglio il rapporto con la mia azienda agricola, con i miei collaboratori, anche i miei collaboratori. All'inizio non è stato facile, essendo in bio, ma c'è questo problema? No, c'è questo problema, va affrontato prima di tutto in anticipo, prevenendo, e poi dopo abbiamo alcune piccole armi che ci danno la mano, ma pochissime, perciò è veramente un lavoro che lo devi sentire qui. Già l'agricoltura la devi sentire qui, il biologico lo devi sentire ancora di più. Ce lo siamo chiesti quando siamo entrati, quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro che i nostri genitori ci hanno passato e che abbiamo cercato di trasmettere ai nostri figli, perché io prevedo che non c'è futuro senza agricoltura. Ovviamente l'agricoltura del domani non credo che sia tutta bio, anche se l'Europa ci spinge sempre di più, ma noi la scelta siamo già all'80% di bio, per non dire il 100%, ma all'80%. E secondo me è uno di quei settori, il biologico, che a parte gli ultimi anni, che con questa pandemia ha avuto, diciamo, un po' di battuta d'arresto, è uno di quei settori che sta crescendo a due cifre tutti gli anni. Però ripeto, noi non lo facciamo da un punto di vista economico, perché da un punto di vista economico forse dovremmo fare altre scelte, dove abbiamo meno manodopera, dove abbiamo tutto meccanizzato. Se lo facessimo da un punto di vista economico faremmo altre scelte,
Noi l'abbiamo fatto da un punto di vista personale, aziendale, io e la mia famiglia, perché crediamo che lasciare un terreno buono e dare un prodotto buono, ma soprattutto lasciare alle nostre future generazioni anche delle piccole aree dove comunque c'è vita attiva, sia un bel segnale per noi che ci siamo in questo momento, ma per quello che verrà dopo. Perciò noi lasciamo vita attiva, lasceremo vita attiva nei nostri terreni, lasceremo. I discorsi su difesa della biodiversità e dell'agricoltura biologica si incrociano profondamente con quello delle filiere, i segmenti e passaggi che dai campi portano il nostro cibo in tavola e oggi si stanno rimodulando anche attraverso le cucine. Nel prossimo episodio ne parliamo con Fabrizio Caponi, chef Stella Verde Michelin. Avete ascoltato Germogli, il podcast sulla cucina rurale e l'agricoltura biologica prodotto da Made in Nature, il progetto europeo per la promozione e la diffusione dei valori del biologico in Italia, Francia, Germania e Danimarca.